Grande! Bravi! Ah, volevi che ballassi? No, non ho capito. Questa mi sfugge. Vabbè, dai, se faccio il pagliaccio. Alla fine il pagliaccio. Ah, vabbè. Grazie Luca, grazie. Allora, adesso ci divertiamo, adesso ci divertiamo. C'è un argomento che, come vi dicevo, ho provato sui social, però ho voluto provare anche il mondo delle chat. Ah, io qui sento persone che tremano. Allora, chi di voi non ha mai chattato? Le chat, diciamo la verità, dai, tutti. Perché poi quando lo chiedi tutti lo negano, ma tutti chattano. Oramai tu... Le chat, quelle dell'amore, no? Balle, del sesso. In chat sei lì solo per sesso. Tutti vogliono sesso, anche se dicono... Io ho provato, vi dico la verità, la mia fatto qualche mese, il mio proprio primo approccio in chat è stato con una ragazza, e vi dico, dove lì ho capito anche lì che la chat in realtà è una valvola di sfogo, lì butti proprio tutte le tue frustrazioni magari col tuo ex, con la tua ex, capito? E lì hai terreno fertile. Ho scritto con una ai primi tempi, ingenuo col mio vero nome, ciao sono Antonio, ciao sono Laura, no? Ci siamo scritti, ah ho visto la tua foto, che carino, che carina, no? Ti posso portare fuori, io conosco un ristorantino carino, lume di candela, come sei romantico Antonio, non vedo l'ora, insomma ci diamo appuntamento, so, venerdì sera in centro, ho detto va bene, il giorno stesso, il venerdì pomeriggio, ci scambiamo, no? Per la conferma, la mail. Allora le dico, ci vediamo, non so, alle ore 20 in piazza Duomo, lei, no Antonio, alle ore 20 in piazza del Plebiscito. A piazza del Plebiscito. Ma dove abiti? Io abito a Napoli, mi farei, ma io abito a Milano, cioè piccolo particolare. Ho detto, ma vieni da Napoli, piazza del Plebiscito, raggiungimi che ho già prenotato. Dico, ma tesoro, ci vogliono 6 ore, fa 2, come faccio? Poi, ecco, ha cominciato, lo sapevo come tutti gli uomini, sei il classico stronzo egoista che prendi in giro le ragazze. Lista nera, la lista nera è quella scatola dove confluiscono gli indesiderati. Praticamente ci sono più persone in lista nera che nelle chat. In sostanza, no? Perché alla fine va bene. Allora, sai, la prima esperienza, ho detto sarò più preciso. Allora volevo un nick. Allora ho chiesto al sistema, dammi un nick, e mi ha trovato sfigato 29. 29 perché è la mia data di compleanno. Ho detto, va, dico, non c'è di meglio. No, sfigato 29, va bene. E ho chattato con questa ragazza che non mi ha mai detto il nome. Io non gli ho mai detto, lepre. Lepre. Ci siamo trovati, bella anche tra l'altro, abbiamo fatto questo incontro, ciao lepre, ciao sfigato lei, abbiamo passato tutta la sera, senti lepre, cosa preferisci, andiamo al cinema, no guarda sfigato, facciamo una bella cosa, andiamo magari a mangiare da McDonald's che è meno impegnativo, abbiamo passato tutta la serata con questi nick, ci siamo frequentati una settimana, poi vabbè le cose, non abbiamo mai saputo il vero nome, e poi la cosa bella delle chat è le foto, avete provato a vedere le foto? Vere ce ne sono poche. Io ho chattato con una che aveva la foto di Belen Rodriguez. Le ho detto, scusa, ma questa non è Belen? Sì, Antonio, al telefono, no? Ma no, Antonio, ma guarda che dicono che io le assomiglio, siamo due gocce d'acqua. Ah, e non puoi mettere la tua? No, sai, non vorrei mostrarmi così, non ti conosco, potresti essere un maniaco. Dico, vabbè, insomma, un mese che ci chattiamo così. Altre che un'altra mi aveva messo la foto di lei a 15 anni. Ne aveva 54, ho detto, scusa, ma chi è tua figlia? Fa, no Antonio, sono io, però guarda, hai visto? Guarda gli occhi. Siamo molto simili, ho un pochettino un po' più le mie forme, e un'altra aveva messo la foto di lei che aveva 2 anni, una neonata, ma il taglio degli occhi uguale, ho detto, cazzo, va bene, ho detto, d'accordo, però prima di uscire, va bene. Alla fine però mi è capitato, non sto scherzando, vi giuro, una ragazza che ci siamo scritti per un mese. A differenza delle altre, questa era carina, era gentile, simpatica, le ho raccontato, dottore, tutte le robe della mia vita, il mio problema al colon, la mia pancera, tutto quanto, i miei successi, e lei mi ascoltava, il problema è che io ho messo la mia foto, e lei non aveva la foto, ho detto, cacchio, incontro al buio, va bene, però ho detto, voce stupenda, doveva sentire il dottore sensuale, ciao Antonio, come mi piace parlare con te, dimmi qualche cosa, e io, rosso di sera, bel tempo si spera, no, qualcosa di più romantico, cielo a pecorelle, acqua a catinelle, no Antonio, dimmi, vabbè, insomma, siamo andati avanti a lasciarci questi vocali su WhatsApp, alla fine ho detto, almeno descriviti, ti prego per avere un'idea, ma guarda, ho i capelli sul giallo, chiari,
ho le mie forme, sono un tipo interessante, diversamente magra, quel diversamente. Quando ci siamo incontrati a Loreto, l'appuntamento era alle 8 di sera, ragazzi, le vedi, io dicevo, sai quando sei lì dici, spero che sarà lei. Ho visto una che mi ricordo, mi ha fatto un sorriso, e ha fatto così, io cazzo, ho detto, lei bingo, Dio esiste per una volta nella vita, ho detto, non ci credo. Vado lì così e lei gira, c'era dietro un altro, c'era il fidanzato, stava salutando lui. Alla fine è rassegnato, ho detto, vedo però, squilla il telefono e dal labiale pronto vedo il labiale di questa persona che era di fronte a me. Adesso ho detto, io non sono un figo, lo so, per carità, non è neanche giusto, però descriviti, di la verità, i capelli sembravano un Mocio Vileda dopo che hai pulito i cessi di una camerata. Avete presente il Mocio Vileda, il colore anche, equivoco. E... Era 100 kg, alto 1,20 m. Aveva una decima di seno, probabilmente. Aveva pure i brufoli, vedi che a 57 anni i brufoli. Sembrava la luna, avete presente? Quando ho messo giù subito, sono scappato proprio. Ho detto, no, io vado via. Scappavo, lei continuava a chiamarmi. Ho detto, io che cosa fa? A un certo punto, alla 20ª chiamata, ho detto, qui devo rispondere. Allora, Antonio, dove sei? Perché è un'ora che ti aspetto, convinta, fa, cos'è, hai avuto un imprevisto? Sì, le ho detto, guarda, sono qui al semaforo, mi è caduto un frigorifero sul cofano, non riesco a capire come mai. Smettila di dire stronzate. È vero, il mio gatto mi ha chiamato 10 minuti fa che non sta bene, devo correre. Insomma, signori, ho messo giù, alla fine sono tornato a casa, questo è un episodio vero, mi sono rimesso a chattare, e lì è sempre la stessa solfa, foto false, persone vedevi proprio rancorose. Allora, alla fine, però, riflettendo una sera, in un momento di solitudine, ho detto, ma forse non è solo sesso la chat, forse noi magari siamo nelle chat, a meno, era il mio caso, perché magari siamo soli, ci sentiamo soli, anche se siamo circondati da tante persone. E allora, riflettendo, ho detto, però sai che ti dico, Luca, questa persona di cui non posso fare il nome, potrebbe essere qui, non lo so, no, ho detto, signori, era simpatica, era brava, mi ascoltava, sai che ti dico, ho richiamato, ci siamo visti e siamo diventati ottimi amici. E questo fosse veramente il vero senso della chat. Grazie. Sì. E poi anche lei quando mi ha visto, ragazzo, parli tu, sei un adone, ma ti sei visto, ma giustamente, no? Ognuno è molto esigente, signori. Però per arrivare verso alla fase... Dai, facciamo ancora un 10 minuti e poi vi lascio, eh? E poi vedo sorrisi che, signora, lei... No, non stava dormendo. No, tanto tra poco è tutto finito, tranquilli. È tutto finito, tra un po' passa tutto. Vedendo questa modernità, che, ripeto, hai cambiato maglia, ti sei cambiato? Ho detto, chi è un altro? Sei sempre Alessandro, giusto? Ma sono cresciuti anche i baffi nel frattempo, è 3 ore che parlo io, non mi rendo conto, caro Alessandro, ma beato te, come vorrei essere. Vedi Alessandro, io sono oramai anziano, adesso io ti racconto, volevo condividere, perché qui siamo tanti della nostra età, cari amici, volevo poi, chiuderò con un altro monologo e poi vi saluto, ma è un po' questo viaggio, diciamo, nella modernità, ma a me mancano poi gli anni della mia adolescenza e della mia infanzia, erano completamente diversi, caro Alessandro. Tu adesso ascolterai e piangerai, dirai, povero sfigato, ma come hai fatto? Capisco perché sei cresciuto così, con questi problemi, perché non era come voi, non c'era niente. Gli anni della mia adolescenza e infanzia, gli anni 70-80, ve lo ricordate? Chiudevano le scuole a... Cos'è? A giugno? Come, adesso cosa fate? Da giugno a settembre? Ancora, grosso modo, 3 mesi? Chiudevano giugno a settembre e si andava in vacanza, giusto? Io adesso sento i giovani, adesso, quindi al presente, i genitori arrivano a casa, l'ho visto. Tesoro, amore, amorino di mamma. Moreno, domani mi hanno chiamato. Amorino, tesoro. Senti, allora, dove andiamo quest'estate? Va bene la Polinesia? Voi preferisci andare in Canada che fa più fresco? No, mi fa schifo! E dove vuoi andare? Ma adesso ci penso, sono posti di merda. Va bene, amore, lo dici a mamma e papà? Ai miei tempi, mio papà arrivava a casa la sera. Uè, Pirlotto, vieni qua, te e tua sorella. Ci radunava. Allora, quest'anno potete scegliere, per 20 anni, anni 70, anni 80, per 20 anni. Quest'anno potete scegliere, oh, che bello.
Allora, Val Brembana, Val Imani o Val Seriana? Per 20 anni. No, vi giuro, Milano si svuotava e noi, Pino, era come, eravamo delle colonie penali, proprio per, che forzatamente migravano a rompere le balle a questi paesi della Bergamasca. C'è qualcuno? Mi pare c'è qualcuno di Bergamo? No? Non vedo. Ciao, siete in fondo, voi siete di Bergamo. Fateli una... Signori da Bergamo vengono a vedere questo pirlotto qua. Cioè, scusate, siete talmente tanti. Ciao, ma venite qui davanti, venite. Venite qua un secondo, dai, non succede niente. Che almeno vi vedo e condividiamo le cose, voi potete testimoniarlo. E vi dicevo, si svuotavano questi... E arrivavamo in questi paesi che durante l'anno avevano 30 abitanti. D'estate arrivavano 350, 320 erano milanesi. Non sto scherzando. Poi il problema in questi paesi, non sto scherzando, che il bergamasco non è un dialetto, una lingua. Ma una lingua in codice criptato. Peggio di quella che hanno usato gli inglesi per decifrare quando comunicavano i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, una roba terribile. Io i primi anni, signori, ho avuto veramente grosse difficoltà. Ho detto, in Egitto capivo meglio quello che parlava, che poi è simile. Arrivavo, dicevo, Danilo, dove andiamo oggi? E magari mi arrivava e diceva, te ciccianebbia, che è un po' nostro, te, paenda, come scusa, adalac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 al
era tutto così. Ci ho impiegato anni a capire due parole. E poi, no, me li ricordo davvero, perché con loro andavamo in discoteca. Sai, noi milanesi, no, non sto scherzando, siamo sempre stati un po' fighetti. Quindi, scusa, con tutto rispetto, voi, Bergamasco è più rustico, è bella questa cosa, no? Noi milanesi siamo tutti così, no? Quindi noi andavamo a ciulare le ragazze a Bergamo, i bergamaschi, che sono 10 volte noi, poi ci riempivano di legnate, passavamo tutta l'estate in ospedale, no? Perché dai, vuoi fare il figo col bergamasco, con un muratore, te milanese, pota, 2 ceffoni, ragazzi, in discoteca ho fatto di quei voli, ragazzi, da un divano all'altro, e ragazzi, altro che volare, essere al settimo cielo, me ne ricordo ancora le pizze che prendevo, ma erano forti, era bello per quello, ragazzi. Io avevo un amico, Giuseppe si chiamava, Beppi, non sto scherzando. Cioè noi quando vedevamo le ragazze, scusate, sto divagando, ma mi stanno venendo in mente queste cose, in discoteca. Io sempre 2 di P, che sono sempre stato un impedito, ve lo giuro, timido. Sai tutto, scusi signorina, un cacchio. Questo passavano le ragazze, te! Prendeva per mano, in 2 secondi si imboscava, non so come faceva. Oppure se gli diceva di no, te, andiamo a ballare, no, cules! Dopo 2 minuti però erano sui divanetti, cioè io li invidio, ma è questa la caratteristica che amo dei bergamaschi, signori. È veramente, scusi dottore, il linguaggio, il cabaret, io non sono, mi sforzo. No, però la cosa bella, ripeto, di queste cose è che però in questi paesi non c'era niente. Lo sai Alessandro come passavamo le giornate? Io piango perché so come vi divertite voi, Alessandro. Alessandro, ti chiamerei qua sul palco adesso, se vuoi venire. Noi, cioè, mi viene da piangere. In questi paesi c'era un sagrato, le chiese, sai, hanno il sagrato. Eravamo in 300 e stavamo in 300 intorno al sagrato. C'erano 50 compagnie e noi passavamo le giornate a raccontare stronzate. Sai, ieri mi sono fatto questa, mi sono tutte balle ovviamente, no? Sempre in bianco. Però la sera sagrato, siccome non c'erano posti, motel, diventava terreno a luci rosse. Perché quel fortunato, quella coppia fortunata su 300 si andava a imboscare. Per cui tutti noi 299 che passavamo tutta la sera così, a fare avanti e indietro, arrapatissimi. Sai come sono finite le mie serate? Non te lo dico, quasi divento cieco. Con i poster della Fenech, che era il mio idolo. Perché lì non ce n'era Alessandro, non ce n'era. E allora queste erano le giornate, ma poi ho tanti ricordi, scusate, proprio mi vengono in mente, non so, ve le ricordate, dalla più banale, i chewing gum, ve li ricordate? Non so, erano delle sleppe così, Lorenzo, delle sleppe così, erano così. Vincevi sempre, erano quelle degli animaletti, cammello vincevi 3 pezzi, il leone 5, praticamente vincevi sempre e passavi tutta la giornata a mangiare chewing gum. Sono stati gli anni d'oro dei dentisti, non sto scherzando.
E i ghiaccioli, ve li ricordate? I ghiaccioli quelli fatti a forma d'arco. C'era quello limone che sembrava un evidenziatore giallo. Tanto era talmente cancerogeno che se non c'è venuto un tumore a quegli anni, dottore, è un miracolo, veramente. E poi ho ancora nel naso l'odore dell'asfalto. Voi direte perché? Sì, perché quando arrivavo in questi paesi non c'era niente. Allora, durante l'anno, se tu andavi per sbaglio, perché lì andavi solo da giugno, sembrava di essere in Amazzonia, nel Borneo. Le strade, non c'erano strade, non potevi che... E quindi le strade asfaltavano l'estate. E poi, papà, come se lo ricorda mio papà, sapete che gioia, l'odore del fieno, eh? Molti ce l'hanno ancora. Io ero allergico, dottore, ero allergico al fieno. Lei lo capisce? La sciatica, il colon, le palpebre, il parrucchino. Ma io ho iniziato presto, signori, mi si gonfiava la gola, sembravo Louis Armstrong quando suona la tromba, ve lo ricordate? Le palpebre, e mio papà ogni giorno a portarmi a pronto soccorso, passavo l'estate, il pronto soccorso era 100 chilometri, perché lì non c'era niente. Pensa come la prende seriamente, come se la ricorda. E poi l'attività sportiva. Alessandro, voi adesso fate... Tu giochi a pallone? Come una volta? Cazzo, c'hai 15 anni una volta. Lo giocavi a 2 anni a pallone. Cazzo, è una volta? Scusa, una volta. Cazzo, è vero, il baffo è cresciuto. Sta diventando pizzetto adesso, vedi? Tipo Charles Bronson. Tu hai di Charles Bronson. Sai chi è Charles Bronson? No, cazzo no. Si fanno, io me ne vado, signori, io finisco subito, perché no, non si può. Sto scherzando, Alessandro, dopo ti do un grande abbraccio. Noi quando giocavamo a pallone, non sto scherzando, allora, intanto il campo da calcio, c'era un campo da calcio per 50 paesi, Allora, i primi anni 70 era in erba, poi ha cominciato a diventare col terreno, poi in ghiaia. Perciò quando cadevi mercurio cromo a non finire, ti spaccavi proprio completamente. E noi giocavamo dalla mattina alla sera lì. E io mi ricordo i palloni, adesso avete visto i palloni, dai, sono uno più bello dell'altro, griffato. C'erano due tipi di pallone. Allora, quelli per gli sfigati, gli elite, ve li ricordate? Erano quelli di gomma che tu, guarda, non sto scherzando, tu facevi così e in 2 secondi ti tornava indietro. Un boomerang. Non faceva più di mezzo metro. Tu calciavi e tornava indietro. Perché era proprio un pallone del cazzo, proprio per giocare così, scusate. Poi c'era il classico pallone di cuoio, quello bianco con le pezze nere, era proprio cucito a mano, per cui tu, dopo 3 colpi, diventava quadrato. Quindi giocavi 2 minuti e finiva. Le magliette, adesso io vedo magliette griffate, no? Che portano i testimonial. Non sto scherzando, io l'ho chiesto ancora. Mia mamma, le dissi, mi pare quando avevo 13 anni, mamma mi fai una maglietta da calcio, ho preso un lenzuolo verde, non sto scherzando, mi fece una maglietta che mi arrivava qua, sembrava un abito talare con 3 strisce bianche, ma io l'ho usata per 20 anni, l'ho usata fino a 22, mi arrivava qua, e quello ho dovuto usare, ma non sto scherzando, non è una balla, signori, no, ferma, grazie, no, ma non sono balle, le scarpe da tennis, le scarpe da calcio non esistevano. Sai noi come si giocava a pallone? Ma ragazzi, non è una balla. Siccome dovevi conservarti la maglietta, il pallone usavamo quello di gomma, si giocava a pari o dispari, 2 squadre, metà a dorso nudo e metà con la maglietta intima bianca. Non sto scherzando, no, si giocava così. E a piedi nudi, perché non dovevi rovinare le scarpe. Perché le scarpe da tennis, caro Alessandro, adesso dico una marca, ma ai tempi, usavamo tutti le Tepa Sport. Erano fatte di canapa, non lo so, perciò dopo 2 colpi si aprivano. Quindi tu pensa che infanzia giocare a pallone. E poi di sera, per i pochi fortunati, c'era il motorino. Io, li vedo i motorini di adesso. Dottore, sembrano delle navicelle spaziali. Sono una roba, io non riesco neanche a guidarle. Sono sofisticatissime, aerodinamiche. Io avevo la bicicletta, per gentile concessione, a 16 anni mia mamma, miei zii mi regalarono un ciao, voi ve lo ricordate il ciao? Signore, imbarazzante il ciao. Chi l'ha usato il ciao? Io. Però lei si salva dalla faccia, non è complessa. Vedo che lei ha reagito bene. Come? Gli esami del sangue. Gli esami del sangue non vanno bene. Ah, dottore, meglio che non fai i miei, perché dopo non osi. No, vabbè, scherzate. Scherzavo, ma veramente il ciao, signori, era un tubo di ferro
con due pedali e il sellino. Scusate, non è un gesto volgare, era proprio la forma del sellino, scusate, era proprio fatto così. Tu sai, ma quando salivi su questo sellino, ragazzi, allora tu ti sedevi, praticamente cominciavi a piangere, come la cintura del dottor Gibou, aveva peggio, moltiplicala 10 volte peggio, veramente, avevi le emorroidi che ti uscivano dalla bocca, dal dolore, no? Io mi ricordo che c'era una ragazza, paese di sopra, non è una balla che mi piaceva, era già ai tempi emancipati, ogni tanto non metteva le mutandine d'estate, non sto scherzando. Allora mi ricordo che c'erano quei sellini, se lo ricorda, quelli doppi, no, che potevi mettere. E allora mi ero fatto mettere questo sellino doppio. Allora il problema era che andarla a prendere in salita dovevi pedalare, perché il motorino andava, non so, più di 30-35 all'ora. Quindi praticamente tanto valeva andare in bicicletta, voglio dire, alla fine, no? Qui tu pedalavi, arrivavi già morto, e lei, Anto, mi fai guidare? Arrivava una ragazza, una gnocca, veramente bellissima. Lei aveva 2 anni più di me, e io sì, io sto dietro. E quindi facevamo tutti i tornanti, tutti i paesi, quindi io dietro, lei davanti, e io ogni 2x3 stronzo, quando arrivavamo al tornante, fermavo. Per cui ogni 2 minuti, hop, hop. Tanto, è bello, eh? Hai visto come diventa? Quando arrivavamo a destinazione, ve lo giuro, lei ingenua, Anto, cos'è il marsupio? Sì, crie il marsupio, scusate, ho fatto un nome, Dio mio, speriamo non mi denunci, no, non è vero, si chiamava così. Il marsupio, e anche lì Alessandro, ero timido, lei mi guardava per dire, Antonio, che aspetti a saltarmi addosso? Niente, sempre col poster della Fenech, finiva lì poi la serata, non c'era verso, però almeno la soddisfazione di godere di qualche minuto, ragazzi, perché, ma è vero, sono vere, e poi le discoteche, ve le ricordate, erano gli anni della discoteca, oh, lì si andava in autostop, però siccome in autostop i ragazzi non li prendevano, noi mandavamo, cioè mia sorella, mandavamo le ragazze davanti, carine, scusa, il bergamasco vedeva questa ragazza milanese fighettino, ustide, inchiodava, salivano e dentro, poi dietro subito noi, non ci poteva, e poi per entrare dovevi fare la colletta, non sto scherzando, adesso mi ricordo, non so se costava 10.000 lire, 20.000 lire, noi non avevamo i soldi, facevamo la colletta, tu pensa alla differenza, io ho parlato con un mio amico, no, che ha un figlio che ha 15 anni, piangeva Alessandro la settimana scorsa, gli ho detto, ma perché sei incazzato? E mi dice, Antonio, io non ce la faccio più con mio figlio, perché? Gli ho dato i soldi, gli ho fatto il bonifico, quanto? Gli ho fatto i 400 euro. È incazzato perché con la svalutazione, la crisi, ne vuole 500. Papà, quando gli dicevo, papà, mi dava 100 lire, fa, con questo ti compri 3 ghiaccioli, le cicche te le tieni tutta la settimana, basta. Le 10.000 lire dovevano bastare un mese. E poi c'erano le mode, ve le ricordate, i New Wave, i Dark, i Paninari, ve li ricordate? Poi molti non lo sanno, magari, erano i tempi delle lampade, ma non sempre c'erano le lampade, questa forse era un'usanza, se non sbaglio, vi ricordate che andava la terra? Qualcuno se lo ricorda? Forse era un'usanza della bergamasca? Ecco, beh, insomma, gli uomini, Lorenzo, mettevano la terra, io ero pieno di brufoli, per cui siccome mia mamma si incazzava, non voleva perché sporcavo tutte le camicie, arrivavo in discoteca con questi brufoli che si ampliavano, quindi già cesso, e quindi, bianco con le mani, bianco, sembravo Louis Armstrong, e alzo che suonava, e queste erano le mode, però devo dirvi una cosa, però di questi anni 80 a me mancano, perché comunque siamo cresciuti giocando a piedi nudi, quando avevamo sete bevevamo dalla fontanella, non sto scherzando, non c'erano le bevande, e mia mamma merendina faceva pane, burro e zucchero, pane, burro e marmellata, quello si mangiava, non c'era la merendina questo e quello, e poi quando ci ammalavamo, io mi ricordo, abbiamo fatto anche malattie infettive, si mangiava, si beveva dallo stesso bicchiere, si mangiava dalla stessa forchetta, dallo stesso piatto. Siamo forse l'ultima generazione che ha imparato ad ascoltare i nostri genitori, ad ascoltare i nostri figli. E sicuramente c'è una cosa che devo dirvi, caro Alessandro, non l'hai vissute, ma guarda se c'è qualche foto. Le foto erano bianco e nero, c'era poco, ma in quelle foto, signori, io personalmente trovo di quei ricordi che sono di un colore, di un colorato, che veramente sono unici. Davvero. Grazie. Bravo. Grazie, grazie.